E questa giornata si riconnette al valore che la Costituzione dà al lavoro. Noi oggi celebriamo 23 maestri del lavoro calabresi che hanno ricevuto l'onorificenza, la prestigiosa onorificenza della Stella al Merito del Lavoro, una prestigiosa onorificenza della Repubblica che è dedicata ai lavoratori e dipendenti di imprese pubbliche o private che si sono resi benemeriti per la loro perizia, per la loro laboriosità, per la loro ottima condotta. Quindi si tratta di lavoratori che costituiscono un esempio da seguire, soprattutto per le nuove generazioni. Quella dei maestri del lavoro oggi è una giornata particolare proprio perché nel mese di dicembre di quest'anno ricorre il centenario dell'istituzione della Stella al Merito del Lavoro, tant'è che a Roma è stata creata una medaglia, un libro che raccoglie tutta l'attività, o meglio la parte più importante svolta dai maestri del lavoro, è una medaglia per la ricorrenza. Quindi è stata rinviata perché i maestri che da insignire, che dovevano insignire nella festa internazionale del lavoro del 1° maggio, sono stati rinviati proprio per la decorrenza di questo centenario che ricorre in questo mese qua. Sono 23 i maestri del lavoro che saranno insigniti nella sala tricolore della prefettura di Catanzaro, anche perché 2 maestri del lavoro per ogni regione saranno insigniti presso il Quirinale. Il riconoscimento, guardandosi all'indietro per tutti i meriti che nelle varie categorie, nelle professioni esercitate da ciascuno di loro, nella loro storia lavorativa, i maestri del lavoro hanno rappresentato. E poi il messaggio di speranza per i lavoratori attuali, ma anche per i giovani attualmente non lavoratori, che possono avere una luce di esempio e un fario di orientamento da parte dei nuovi maestri del lavoro.